calcissimo il tiro! Mamma mia che gol! Finale di primo tempo tra West Ham e Napoli Mania, risultato 2-1 per il West Ham. Colucci. Colucci no, Martone! Ma qualcosa niente, ah, D'Ambrosio, vieni a qua! A me me lo sotto proprio, come va? D'Ambrosio, che roba qui? D'Ambrosio, primo tempo che vede sul risultato di 2-1, avete assediato la porta avversaria, poi è arrivato il gol del vantaggio, state giocando veramente bene, cosa mi dici? No, dobbiamo solo... Dove sono andato il pallone in porta, perché comunque abbiamo assediato, abbiamo giocato una porta. Abbiamo preso un solo tiro in porta, su un contropiede, poi per il resto abbiamo giocato solo noi. Va benissimo, in bocca al lupo per il secondo tempo, ora andiamo a parlare con i giocatori della Napoli. 21! L'acqua resta. Primo tempo che vede sul risultato di 2-1 per la squadra avversaria. Avete iniziato a giocare abbastanza bene, poi per tutta la seconda parte del primo tempo il West Ham vi ha chiuso nella propria porta e non siete riusciti a ripartire. Cosa mi dici? Ma ci manca soprattutto il cambio e quindi non possiamo ruotare bene. Però quindi un po' il debito di fiato. Sì, poi è la prima partita che giochiamo insieme, quindi niente, vabbè, andiamo avanti. Vediamo cosa c'è da migliorare per il secondo tempo? Ma speriamo bene, sì. Bisogna soprattutto recuperare fiato, quindi speriamo bene. Va bene, in bocca al lupo per il secondo tempo, ora possiamo dare inizio alla seconda parte di match. Un saluto. Siamo nel post partita del match West Ham Napoli Mania, terminato 9-1 a favore del West Ham, risultato ampio, anche se il primo tempo è stato abbastanza equilibrato, infatti è terminato per 2-1 il primo tempo. Siamo con i migliori in campo, Francesco Martone e il Maurizio Di Maio per il Napoli Mania. Parliamo prima con Maurizio Di Maio. Avete fatto un primo tempo discreto, poi col fiato non ce l'avete fatta più, avete preso un'imbarcata di gol. Sono bravissimi ragazzi, non ce l'abbiamo fatta più col fiato, veniamo tutti quanti in una serie di interventi chirurgici. Com'è stato ritornare in campo dopo 6 mesi? Faticoso? Faticoso tantissimo. Però sei durato tutte 50 minuti, sì. Non sei mai uscito. No, quindi non è l'abbiamo cambiato, siamo usciti prima. Positivo, no, da quel punto di vista? Esatto, bravo. Con complimenti ai ragazzi. Va bene, Maurizio, vuoi dedicare a qualcuno questo passivo? A Michele Ciotto, è tornato a festeggiare con noi. Va bene, arrivederci. Grazie, ciao Maurizio, ciao. Parliamo adesso con Francesco. Ciao. Fatto un po' più qui Francesco. Allora, com'è andata questa partita, questo esordio? Primo tempo un po' di difficoltà, poi alla fine avete vinto in maniera convincente. Eh sì, perché il primo tempo siamo stati un po' in panne, però comunque ci siamo ripresi con il gioco di squadra e... abbiamo ritrovato anche un grandissimo Martone senior. Davvero, tuo fratello ha fatto 3 gol da attaccante vero. Viene una domanda, mi sorge spontanea: come mai Parisi non c'è? È successo qualcosa? Sono contento di questa domanda, volevo chiarire a tutto il pubblico che non c'è nessun caso Parisi. Parisi in settimana si è presentato con 2 minuti di ritardo all'allenamento e siccome è un po' fuori forma il mister ha deciso di non convocarlo. Parisi è sempre uno di noi e spero che ritorni presto in campo. Voglio dire che comunque Parisi non ha litigato né col mister né con i giocatori né con i tifosi. Un bacio, Giuli. È solo una scelta quindi disciplinare, è stato fatto un piccolo... Non disciplinare, è solo un problema di fuori forma. Ok, vuoi dedicare questi 3 gol, questa bella vittoria a qualcuno? Sì, la voglio dedicare a Luigi Mastellone, il mio portiere, che grazie. Da poco è tornato dal Brasile e avevamo molta saudange de Gino Mastellone, ecco qua. È stato brutale. E quindi salutiamo Francesco Martone, il West Ham e tutti gli amici della SK. Ciao. Ciao. Thank you.